Non mi fido di questo qui. Allora, in questo video, hai Ma si capito? muovono, non sono ferme. Tu devi stare zitto, tu hai detto che ci riuscivi, hai Col capito? cazzo, io nelle Tu portiere che si devi muovono. andare sulla porta aerei, hai capito? La portiere che si muove. Gianni, la porta aerei non è che si muove, la porta aerei non può stare ferma! Quindi te adesso non ti puoi rimangiare la parola e devi atterrare sulla porta aerei. Hai Non se capito? voglio ammazzare gli aerei che sono Me ne rimasti. frega un cazzo, tu adesso atterri sulla porta aerei. E voglio vedere quanto è bravo costui. Ma sta morendo gente, non è che dovrei aiutarlo. No, tranquillo, tutto a posto. È tutto sotto controllo. E Io volevo sapere di sparalo questo. questo web che devi andare veloce. Non ce l'ho il web! Tu mi stai prendendo per il culo. Non ce l'ho! Ti stanno a pià per il culo. Motherfucker, guarda cosa sta a fare. Questo qui si sta prendendo gioco di Richard. Io questa cosa, Dove sto permettimi. qua? Vedi, Troppo poi lontano. questo qui dice, mi metto le coccarde della Nord Corea, però se voi guardate sotto non c'è un cazzo perché questo qui fa le cose male. Le ho fatte bene Tu invece. non hai fatto nulla. Adesso vediamo se tu riuscirai ad atterrare sulla porta aerei. Prima di tutto bisogna andare da dietro, quindi bisogna ancora aspettare. Questo video è giusto un documentario della British Pathé per vedere se questo pilota è un cazzeri oppure no. Se ce la faccio, Tu guarda. non ce la farai come nessuno c'è mai riuscito. Tu hai detto che l'hai fatto 100.000 volte ad atterrare sulle L'ho fatta su porte aeree. quelle ferme, ma non su Vedi che queste. dici cazzate, le porte aerei non stanno mai ferme, le porte aerei Sì, si dalle muovono. mappe quelle giapponesi sono ferme. Quelle tanto è inutile atterrare, che tanto Queste muori comunque. Puoi sono atterrare. cheat, girano. Puoi atterrare. Meglio, tu hai detto che ce la facevi, voglio vedere come ce la fai, scusami. Adesso io ce la farò, se non ce la faccio ridecollo via e me ne porto in mezzo. Voglio vedere, perché siccome queste porte aeree sono lunghe 10 metri, appena stai atterrando sei già finito dall'altra parte. Quello che devi fare a 100 km orari. Se arrivi a 100 km. Allora, io ci ho provato una volta e mi sono schiantato prima. Se arrivi troppo lento, te schianti prima perché perdi quota. Se Avrò vai troppo detto dov'è veloce, la velocità giusta. finisci dall'altra parte perché questo gioco fa schifo. Cioè, mettere delle porte aerei micro machine ovviamente è molto bello, capito? Perché mettere delle porte aerei lunghe, che cazzo ne so, 2 km, no, forse quello è troppo, 1 km, e che pesava il culo, capito? Lui sta atterrando, bene, adesso Stanno girando, mi stanno mostrando la manovra. sento già la puzza di cazzata qui. Tu hai Sì. detto che sei in grado di atterrare su portaerei, quindi io sto aspettando. Osserviamo pilota che si avvicina. Sembra quasi convinto, no? Però sappiamo bene che qui andrà a finire con bestemmia finale, io lo so. Al massimo facciamo come nei concerti, facciamo uno, due, tre, poi frase che conosciamo. Adesso succede cosa che lui si schianta, io sento la puzza qui, sento la bestemmia che sta uscendo, vedo tutto io. Stai perdendo forse quota, è questo che vuoi dirmi? No, perché a questa velocità non penso che tu ce la possa. Se ce la fai, guarda. Questo qui ha detto che lui sa atterrare sulla porta aerei. Aspetta un pochino. Aspetta. Ce l'ho Ce l'ha fatta! fatta! Adesso mi devo riparare. Adesso mi tocca regalargli Mare Tortura come l'avevo promesso. L'avrei anche fatta bene se avevo poco più velocità. Quanto video Guarda, sei? Quanto? il tipo proprio tronco! Il tipo Quanto? tronco lì! Adesso io rido molto se la porta aerei si gira e tu cadi in acqua.
Adesso il problema è decollare dalla porta. Questo non è un problema, forse sì, perché sono glitchate, però non Adesso mi preoccupare. spawna in acqua. Cambiaci in aria. Adesso Adesso riatterriamo. devi. Adesso, quella è stata una botta di culo. Voglio vedere l'atterraggio numero 2. Sono troppo veloce per Perché atterrare allora adesso. tu adesso le scuse non te le trovi, tu devi farmi vedere che non era una botta di culo quella. La stessa portaerei, dai. Esatto, la portaerei della fortuna è quella. Questo qui non si fida, sta per togliendo velocità. Io chiamo Esther adesso che deve vedere anche lei. Poi prende velocità, praticamente ha fatto una manovra completamente inutile, ma meglio così. Adesso No, devo fare distanze se poi devo perdere velocità. gira di colpo, in tolfa e tu cadi in acqua. Guarda, se ce la fa di nuovo, io premo Alt F4, manda a fanculo il gioco e il pilota. Guardalo lui, guardalo qui come ce la vuole fare lui. Ma se ce la fa veramente. Ma non è possibile. Tutto ciò. Frena, Adesso forse non tutto è perduto. Non frena, apri la porta. tutto forse è perduto. Ce l'ha E fatta si di salva nuovo. di nuovo. Allora aspetta, bisogna vedere se anche il secondo tentativo non è stata una Ormai. botta di culo. Adesso te sull'alta porta E, quella vicina, perché tu mi stai a pigliare per Sei il tu, culo. Garzone, che non ce l'ha fatta. Allora io so atterrare bene sulle cose Io adesso ferme. mi sto farmando i punti così, in pratica. Esatto, poi tu adesso atterri nell'alta, quella più vicina, che io almeno mi È piacciono queste cose. Non me ne uguale! frega un cazzo, io decido così. Basta. Proprio Stiamo basta, perdendo, dai! basta. Ma chi se ne frega? Uno, Atterrare veramente, quella al no, centro. quella più vicina. C'è un proverbio cinese che dice, come cazzo è che diceva quel proverbio? Aspetta un attimo. La guerra, allora, le battaglie, la guerra sarà persa, ma non la battaglia. Quindi anche se perdiamo questa cosa, dopo facciamo research again e troviamo di nuovo. Contrario. Allora, tu non rompere i coglioni, altrimenti te la compro la. Ah, no, non ce la faccio. Adesso vediamo come porta lei che è stata botta di culo. Vediamo un attimino qui se ce la Non ce la fa. faccio, è finita la partita. Ma che cazzo mi sta pigliando? Mi sta pigliando per il culo! Scarsone che non ce la fai a tenere nella porta aerea. Queste cose sono finte, non le posso soffrire.